Folla e commozione ai funerali di Davide Astori. Andrea Orlando, Intesa, PD, 5 Stelle, impossibile. Una coppia accusata di avere violentato una ragazzina vittima di Chernobyl. Folla e commozione in piazza Santa Croce a Firenze per i funerali di Davide Astori. Migliaia i tifosi presenti alla messa celebrata alle 10 nella Basilica. L'arrivo del feretro è stato accolto da un lunghissimo applauso tra i presenti, oltre colleghi e il presidente onorario della Fiorentina Andrea Della Valle, anche Matteo Renzi e il ministro dello sport Luca Lotti. Un'intesa di governo tra il Movimento 5 Stelle e il PD è impossibile, lo ha ribadito il ministro della Giustizia Andrea Orlando, ospite stamane di Radio Capital. Avremmo difficoltà, ha detto, a spiegare al Colle perché facciamo un accordo con una forza che ancora mantiene dei tratti forcaioli, con una politica economica fortemente incomprensibile e demagogica. Se i 5 Stelle diventeranno un'altra cosa, ha concluso il ministro, parleremo con un'altra cosa. È stata arrestata una coppia ritenuta responsabile a vario titolo di maltrattamenti, truffa, circonvenzione di incapace, violenza sessuale a danno di una ragazza di origini bielorusse. La vittima, dall'età di 10 anni, veniva in Italia tutte le estati ospite della coppia nell'ambito del progetto di accoglienza per i bambini vittime delle radiazioni di Chernobyl. Al via in Danimarca il processo contro l'inventore Peter Madsen, accusato di aver violentato e ucciso la giornalista Kim Wall a bordo del proprio sottomarino nell'agosto del 2017. Madsen, presente all'udienza, ha ammesso tramite il suo avvocato di avere gettato in mare il corpo mutilato e smembrato della donna, ma si è dichiarato innocente per l'accusa di omicidio. Il PM ha chiesto l'ergastolo. E questa era la nostra ultima notizia. L'appuntamento per la prossima edizione. Se volete degli aggiornamenti potete collegarvi al sito www.adinecronos.com. Arrivederci.